bentornato. Oggi torniamo con un nuovo makeup tutorial. È un makeup tutorial luminoso, fresco, molto frivolo, quindi semplicissimo da realizzare. In 5 minuti d'orologio farete tutto quanto e in più è una scusa per mostrarvi alcuni prodottini che mi sono arrivati da tempo e che volevo mettere all'opera per realizzare questo look fresco. La mia base, come al solito, è fatta. Sotto nell'info box troverete tutto quanto per bene. Io vi faccio vedere i prodotti con cui realizzerò questo make-up molto fresco. È un video in collaborazione con un'azienda che mi ha spedito questi articoli tramite questa bustina qui. La giro perché non ho cancellato il mio indirizzo di casa, anzi faccio così, eccolo. Questa è l'azienda, arriva dal Canada, ma tanto poi ve ne parlerò in un filmato specifico come faccio al solito. Questo è solamente per unire un nuovo make-up tutorial più utilizzo dei prodotti, quindi le prime impressioni, diciamo è tutto un bel papocchio tutto insieme che non guasta di certo. L'azienda si chiama vabbè, Cosmetics. Comunque è questa qui. È un'azienda che ha make-up minerale, perciò una tipologia di make-up perfetto per chi ha una pelle mista grassa, perché i trucchi minerali, diciamo, contrastano l'oleosità, quindi il sebo della pelle, perciò veramente indicati per chi hanno, per chi ha di voi la pelle mista, grassa, perché anche io, ragazzi, faccio parte di questo club, anche se a volte la mia pelle è normale, a volte è secca, fa insomma come gli pare anche lei, però in genere ce l'ho mista, grassa, quindi anche io sono una di voi, eccomi qui. Non tutti che mi hanno mandato sono tantissimi, e in versione campioncino bustina possiamo dire, dai, perché mi hanno mandato. Allora, due, quanti illuminanti sono? Vabbè, comunque mi hanno mandato questi prodotti qui, adesso non so quanti. Ah, sì, ecco, allora, illuminanti, blush, terre e chi più ne ha più ne metta. Cercherò di metterli tutti all'opera per farvi vedere, insomma, come sono, anche perché è la prima volta che li utilizzo, quindi devo stare proprio con le pinze a prelevare i prodotti perché non so quanta scrivenza hanno, non so la durata, non so niente. Perciò realizzeremo questo look freschissimo tramite questi prodottini qui dell'azienda Boft Cosmetics, che ringrazio tantissimo. Ma tanto poi nei giorni a seguire, ragazzi, vi pubblicherò il video della collaborazione per bene. Allora, vado a prendere, visto che ancora non l'ho messo e mi sto sentendo male, l'illuminante. Ragazzi, io non posso vivere senza l'illuminante. Prendo proprio piccolino il pennello, dato che lo devo prelevare dalla bustina. Non so se applicare questo qui. Questo è Illuminating Dust Flutter. Eccolo qui. È su un freddo. Vedete, mo sono molto luminosi questi prodotti. Poi ci sono quest'altro illuminante qui. Se non sbaglio. No, sbaglio? Non lo so, ragazzi, perché non ho ben capito. Ah, ok, ci sono anche due ombretti, perfetto. Quindi abbiamo anche l'ombretto per truccare gli occhi. Allora, come illuminante qui ho capito che c'è solamente questo, quindi ci accontentiamo di lui. Vado ad aprire la bustina sperando, ecco, subito la polverina, non so se la state vedendo. Pennellino piccolo piccolo, perché io mi sto sentendo male a non vedermi con l'illuminante. Quindi prelevo così. Poi sbatto l'eccesso. Wow! Lo vedete, ragazzi? È spettacolare. Ok, questo già mi piace. Allora, non fa tanta luminosità, forse va un po' stratificato. Vediamo un po'. Ok, stratificando. Sì, che bello! Ha questo duochrome, perché allora ha dei riflessi sull'azzurrino spettacolare, ragazzi, bellissimo. Sbatto l'eccesso, lo do a mettere di qua. Questo se bagniamo il pennello forse veniva ancora più glow. Però vabbè, come primo utilizzo lo vado ad applicare qui. Io senza illuminante, ragazzi, non mi ci so vedere. Assolutamente. Penso che vi starete chiedendo, ma lo specchio che Azzurra utilizza nei make-up tutorial è sparito? Non è sparito, è qui davanti a me, ragazzi. Adesso ve lo faccio immediatamente vedere. Ormai è diventato un nostro fedele aiuto e alleato per i make-up tutorial. Io sto adorando questo illuminante. È pazzesco, è stupendo. Un po' sulla punta del naso. Praticamente adesso da specchio mi sta facendo lo schermino della videocamera. Non so perché non prendo il mio specchio.
Wow, mi piace, mi piace. Poi io lo metto sempre pure un po' qua sul mento, appena appena, e sull'arco di Cupido. Ha una scrivenza, una scrivenza pazzesca. Bello, mi piace. Penso che se bagnavo il pennellino veniva ancora più intenso, però comunque, come prima applicazione, prima impressione, niente male. Mi piace veramente l'effetto. Non so se in videocamera rende, fammi vedere qui dallo specchio. È un po' leggero, personalmente parlando, per come sono abituata io a intendere l'illuminante, quindi chili su chili che mi vedono fino a Marte, però per i comuni mortali come voi in ascolto, sicuramente questo qui già sarà un super mega illuminante, ma queste sono sempre considerazioni mie personali, però mi piace veramente tanto. Ha questo finish sul freddo, è duochrome perché quando mi muovo così alla luce vedo dei riflessini sull'azzurrino. Veramente carino. Come prima impressione, niente male. Allora, adesso procediamo a mettere, visto che ho messo l'illuminante, mettiamo pure il blush, perché neanche quello lì avevo messo. E qui di blush ce ne sono ben due. E sono questo qui, che è un blush Velvet Matte Clementine. Eccolo, questa tonalità qui, che è abbastanza scuretta, quindi sull'aranciata. E poi abbiamo, per rimanere in tinta, dato che ho utilizzato un illuminante così, di conseguenza dovrò utilizzare un blush che ha, per quanto sia, un continuo di gradazione. Altrimenti voi quando fate la base, diciamo, quando applicate dei prodotti, se applicate degli illuminanti freddi, anche il fondotinta, anche il blush dovrà essere sul freddo, altrimenti c'è questi stona, per quanto sia. Se voi scegliete delle tonalità aranciate, dovete farvi anche la base come l'illuminante, il blush su tonalità pescate, eccetera. Quindi mi raccomando, create sempre quando mettete illuminante, blush, ombretti, eccetera, eccetera, armonia su tutto il viso, che è una cosa molto fondamentale. E poi invece abbiamo questo blush, che sicuramente andrò ad applicare questo, dato che ho utilizzato appunto un illuminante così. Non so se si vede, eccolo. E questo è il blush Satin Pearl Winter Kill. Ed eccolo qui. Se metto a fuoco magari la videocamera ci farebbe un favore. Ed è questo. Quindi vado ad applicare questo blush. Vado a prendere un pennello. Oddio, ho fatto danni? No. Vado a prendere un pennellone immenso. E sperando che non faccia polverina, prendo. Poi sicuramente devo trasferire questi prodotti in altri contenitori migliori, perché non posso, cioè non riesco proprio ad utilizzarli al meglio prelevandoli da queste bustine. Come faccio però adesso? Cavolo, come faccio? Lo metto un po' così, casomai. Eh sì, è l'unica soluzione. Forse avrei dovuto trasferirli, ragazzi. Non ci ho minimamente pensato come cosa. Vabbè, lo sto buttando un po' così sul pennello. Tanto basterà per tutte e due. Eccolo qui. Basterà per tutte e due le guanciotte. E vado così. Ecco qua. Allora, è molto leggero questo qui. Non so se si nota, però dà questo tono alla pelle molto naturale ed è super mega luminoso. Questo sì. È stra mega luminoso. Diciamo, come tonalità si confonde con l'illuminante, potrebbe essere un tutt'uno, però dà questo aspetto sano, subito fresco. Non è quel blush che si nota, ma comunque, cioè, si nota, ma non tantissimo, ma che vi dà subito quell'aspetto sano. Comunque sì, mi piace, in combi con il correttore no, con l'illuminante ci sta bene. Non si nota tantissimo, però è ideale per questo effetto che voglio dare io, fresco. Questo sì. Allora, ok, mi stava cadendo tutto quanto. Le mie condizioni sono sempre precarie, quindi devo poggiarmi dove posso. Ok, illuminante e blush. Non so se in videocamera si nota qualcosa. Comunque l'effetto è veramente glow, luminoso, fantastico. Poi procediamo con questa, lo mettiamo da parte. Magari chiudo la bustina, altrimenti mi fa tutta la polvere per la stanza. E vado adesso con gli ombretti, perché in dotazione qui ho anche degli ombretti. Allora, ho questo Eyeshadow Satin Pearl Ginger Bread, è molto molto scuro. Poi abbiamo quest'altro qui, no? Abbiamo poi Eyeshadow Satin Pearl Egg Nog,
E penso andrò a mettere questo sempre per ritornare all'armonia totale del viso. E poi questi qui invece sono... Questo qui è il blush che abbiamo visto prima che è scuro. E quindi lo abbiniamo anche... Magari con questo qui posso fare la sfumatura di transizione per dare una definizione all'occhio. E poi su tutta la mia palpebra posso mettere questo qui che è luminoso. Ragazzi, io non sono partita con nessun schema, sto improvvisando tutto in diretta con voi se non l'avete capito, ma penso di sì. Quindi metto le mie cose qui. Allora, vado a prendere questo qui, sì, per dare una piccola sfumatura all'occhio, per rendere insomma definito per quanto possibile. Vado a riprendere sempre il mio pennello da sfumatura, questo qui, che è leggermente sporco dell'illuminante di prima, quindi darà una luminosità. Oddio, ok, perfetto. Darà una luminosità anche a questo colore che è abbastanza scuretto. Ok, ne sbatto l'eccesso e vado qui nella piega naturale dell'occhio. Ho già messo in precedenza un primer occhi perché se magari ve lo state chiedendo, non lo metti? Sì, già l'ho messo. Allora, vado qui nella mia piega naturale dell'occhio, così. Wow, scrivenza pazzesca. Anche questo qui, malgrado è un colore scuro, notare che è super mega luminoso. Diciamo è una linea di make-up, perlomeno questa che hanno mandato a me, molto luminosa. Ed è sfumabile, stratificabile, spettacolare. Non ho nulla da dire. Come prime impressioni, ragazzi, solamente cose positive. Guardate quanto è bello. È scuro ma luminoso allo stesso tempo, quindi vi dà radiosità allo sguardo. Vado a prelevare un altro po' del prodotto per farmi anche l'altro occhio, dato che non esco con un occhio sì e un occhio no. Quindi vado qui nella mia piega naturale dell'occhio, così, con movimenti che ormai ragazzi conoscete. Ah sì, ecco lo specchio comunque. Non può mai mancare, lo sapete. Vado qui nella mia piega naturale dell'occhio, così. Di qua. Wow, mi piace veramente tanto questi prodotti. Come prime impressioni non sono male. Vedete, ho fatto questa transizione molto sfumata, molto luminosa, base spettacolare. Sì, ci sta, ci sta. Allora adesso vado, chiudendo sempre questo qui, li devo assolutamente trasferire da qualche parte perché ad utilizzarli da dentro le bustine mi è un po' rognosetto, questo sì. Forse avrei dovuto farlo prima, ma le mie improvvisate come al solito. Allora, vado a prendere adesso l'altro ombretto che ho detto lo utilizzo assolutamente. Ed era, qual è? Dove sta? Aiuto ragazzi, mi sono persa l'altro ombretto. Non mi dire, no, questo non è. Ragazzi, mi sono persa l'ombretto che dovevo applicare. Bene. Eccolo qui, ritrovato. Stava in mezzo a tutte le cose. Allora, vado ad applicare questo qui e lo vado a prelevare con le dita questa volta perché lo andrò a mettere nella mia... No, piega mobile, nella mia palpebra mobile, quindi ragazzi li devo assolutamente trasferire perché è impossibile utilizzarli da dentro le buste, quindi vado qui e perché, oddio, aiuto, fa tutto, no vabbè, mi fa tutto fallout, aiuto, la mia base è completamente rovinata, perfetto, oddio, oddio. Oddio, aiuto. Vabbè, non ne uscirà un filmato decente. Vabbè, dopo vado a... E lo sfumo così. Dopo vado un attimo a ritoccare la base perché, vedete, mi è caduto un po' di prodotto. Allora, posso dirvi che questo ombretto che sto utilizzando fa tanto tanto fallout, cade. Quindi questo qui con cautela va applicato. Eccolo qui. Sì, è molto molto polveroso, perciò massima attenzione. Mi conviene metterlo forse con... Io volevo metterlo con le dita, pensando che fosse una texture un po' più modulabile. Mi conviene però metterlo con il pennellino, di modo che non mi vado a rovinare tutta la base. Per fortuna me ne è caduto poco, fortunatamente. Però vado di pennellino, assolutamente. Mi conviene, faccio prima. Sbatto l'eccesso. Sbatto l'eccesso, sì, sono molto polverosi, quindi dovete fare prima la... No, prima gli occhi e poi la base. Vi stavo dicendo, fate prima la base, così ve la rovinate immediatamente. E poi fate gli occhi, dovete fare il contrario comunque sia. Oddio, perdonatemi, stavo con lo specchio così. Allora, così e così. Guardate che luminosità,
Sono veramente pazzeschi, danno questo aspetto fresco, sano, appena svegliato, ma che con uno sguardo riposato. Mi piace veramente tanto, peccato che questo ultimo ombretto è molto molto polveroso, è molto polveroso, polverosa, oh, molto polveroso, è molto polveroso, quindi fallout everywhere, ovunque. Però in compenso questo sguardo ben luminoso mi piace. Vado a prendere questo qui e lo metto anche sotto l'arcata sopraccigliare. Quindi lo stesso ombretto che ho applicato sulla palpebra mobile lo vado a mettere anche sotto la mia arcata sopraccigliare. Così gli dà luminosità. Voilà. Guardate, wow. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, così, poco poco, e crea anche una piccola sfumatura che altrimenti ci sta. Perché altrimenti ci sta, no, ci sta. Oggi non lo so, mi esce il romanaccio. Altrimenti ci sta lo stacco. Va bene, ma io sono romana, può succedere che mi capita il dialetto, no? Che mi si inserisce nella parlata. Cerco sempre di parlarvi in italiano per quanto possibile, però ci sta, dai, ci sta, ci sta. Sono romana de Roma. Allora, vado a prendere l'illuminante che ho messo prima, lo vado a mettere qui all'interno dell'occhio per dargli questo punto illumination. Quindi poco 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 lo prendo non con le dita, vado a prenderlo con il pennellino questo che ho dietro a questo pennello, quindi piccolo piccolo piccolo. Se avete sentito starnutire è mio padre di là, quindi se avete sentito fare ecciu, sono i miei di là. Sicuramente si sarà sentito perché io stavo in silenzio, quindi vado forse un altro po'. Quindi ragazzi, avete anche queste cose di vita quotidiana, io non sono da sola in casa, quindi è quello che sia, insomma. Questo punto luce, ok. Stessa cosa dall'altra parte. Che poi in realtà neanche serviva. Diciamo lo faccio per prassi perché sono abituata e non riesco a fare altrimenti. Allora, stessa cosa dall'altra parte, così questo punto luce. Ok, perfetto. Allora, poi come prodotti che non vi ho fatto vedere, che sicuramente potrò utilizzare, ecco. Mi è caduto tutto, vabbè. In questo filmato sta succedendo di tutto. Ci sono anche un fondotinta. Ah, vedete, un fondotinta carino da poter utilizzare. Magari gli altri rimanenti li possiamo utilizzare o nel filmato specifico o non lo so. Comunque ve li farò vedere all'opera come questi qui che sto utilizzando. Vado a mettere all'interno dell'occhio per avere questo sguardo più allargato. E sapete che io la adoro. La utilizzo più della matita nera. Pensate voi, la mia mitica matita bianca, che utilizzo più della matita nera, ragazzi, eh. Ecco qua. Sì, il mio specchio l'ho mandato un attimino in pensiero perché ho detto, vabbè, tanto ho qui lo schermino. Un pochino di, ma appena appena, di mascara nero che non può mai mancare. Che è un make-up perfetto anche per chi va in ufficio e per chi va a scuola. È un look così fresco da prima mattina che dici mi sveglio 5 minuti, ma voglio apparire carina, curata e fresca e non che sto dormiente. Quindi così, zac, zac. Ecco qua, giusto un po' di definizione appena appena, niente di eccessivo. Se volete rimanere ancora più naturali, potete applicare magari un mascara marrone, ma il nero è sempre il top. Poi, io ho dimenticato di portarmi impostazioni di balsamo labbra, quindi applicate un bel balsamo labbra, una tinta labbra nude e state al top. Questo è tutto il look che ho realizzato tramite i prodotti che mi ha inviato quell'azienda canadese, ma tanto poi nei giorni a seguire vi pubblicherò il video, quindi là avrete tutto per bene. Come prime impressioni, questi prodotti, ragazzi, mi piacciono veramente tanto perché danno subito un incarnato super mega luminoso, glowy, sano, un aspetto sano, un aspetto, ti dà questo aspetto che quando magari ti svegli la mattina dici ok, non mi voglio truccare eccessivamente, ho poco tempo ma voglio apparire carina, curata, quindi sono veramente fantastici per queste esigenze molto veloci del quotidiano che vogliamo apparire curate ma non vogliamo niente di eccessivo, soprattutto se, come vi dicevo, lavorate in ufficio, non è che potete farvi smokey eyes o se andate a scuola, insomma, non potete farvi Moira Orfei. Però questi look che sono freschi e luminosi, che vi danno questo aspetto subito che state sveglie perfette come sui telefilm che magari dormono 48 ore e poi dopo si svegliano e stanno perfette, danno veramente quell'effetto. Quindi io spero che questo make-up tutorial un po' tutto
mischiato nuovi prodotti, eccetera. Vi sia piaciuto? Spero che questo look vi piace. Se è così, lasciate un like, iscrivetevi al mio canale qui sotto, lasciate i commentini dei vostri perché io voglio sempre e comunque interagire con voi. I prodotti tutti sotto nell'info box. A breve il video specifico della collaborazione dei prodotti che avete visto, con le impressioni per bene, articolo su blog, insomma, le solite cose. A questo punto un abbraccio fortissimissimo, un bacio super mega enorme e ci vediamo alla prossima. Ciao!